amici ed amiche di Dau TV, ben trovati per questa prima puntata, puntata d'esordio della Mia Romanità in TV, format radiofonico che già da qualche anno va in onda per informare i nostri utenti delle gesta giallorosse e non solo, ecco, informiamo un po' a 360 gradi tutto quello che accade nella capitale con vari eventi, musica, cultura, spettacolo e quant'altro. Noi vi terremo compagnia, qualora la cosa vi faccia piacere, sia di vostro gradimento, fino al termine di questa stagione 2009-2010, stagione che poi di fatto aprirà le porte al Mondiale del Sudafrica, che di fatto appunto ci vede protagonisti perché detentori e quindi campioni del mondo. Ecco, io prima di presentare i nostri ospiti in studio vorrei ricordare, ecco, un ricordo per Gianni Elsner, conduttore radiofonico trentennale per quanto riguarda il mondo della radio nella capitale, che ci ha lasciato, si è spento un paio di giorni fa, e oltremodo vorrei ricordare le vittime del disastro messinese. Ecco, questa puntata è dedicata anche a loro. Detto questo, atto di galanteria, quindi partiamo dal nostro volto femminile qui in studio, quindi parlo di Claudia Borioni. Buonasera Claudia. Buonasera Giuseppe, buonasera ai nostri ospiti studio e buonasera a tutto il nostro pubblico da casa che ci sta seguendo. E quindi di fatto la presentazione dei nostri ospiti, partendo dalla mia destra, Giorgio Martino. Buonasera, buonasera Martino. Buonasera a voi, buonasera. Mister Luciano Tessari. Buonasera. Buonasera. E Massimo Piacente. Buonasera Massimo. Buonasera, allora, buonasera a tutti. Detto questo, possiamo iniziare la nostra avventura per parlare della Roma, della nostra amata squadra del cuore, che in questo momento, quindi in questa puntata di esordio, ci vede un po' vittoriosi sotto il profilo dei risultati perlomeno, e non solo, perché poi la società sta lavorando in maniera tale da poter, ecco, reintegrare al massimo sia i suoi giocatori infortunati, approfittiamo della pausa del doppio incontro della nazionale proprio per i mondiali di calcio, affinché si possa rientrare alla grande proprio partendo da San Siro, quindi dalla gara, dalla classica Milan-Roma. Io partirei subito, visto che c'è stata Roma-Sesca di Sofia e Roma-Napoli, con un giro, un commento di opinioni. Sì, sono state indubbiamente due partite, due vittorie fondamentali sia per la classifica dell'Europa League sia per la classifica del campionato. E con queste vittorie la Roma ha ritrovato una posizione più consona a quelle che erano le sue ambizioni, che continuano ad essere le sue ambizioni, cioè in pratica ha tenuto vive le sue ambizioni di avere un ruolo di protagonista importante sia nella competizione europea sia nel nostro campionato. È ritornata proprio in una posizione vicinissima al vertice, in una classifica che fra l'altro si è molto accorciata, perché mister Luciano Spalletti, a Claudio Ranieri, che lei ha conosciuto, perché praticamente di fatto ha portato nel mondo del professionismo, ha avvicinato al mondo del professionismo. La faccio proseguire, mister Tessari. Claudio è un ragazzo intelligente, no? È stato anche in grandi squadre, si è comportato sempre bene. E la dote maggiore è stata sua, quella sempre di allevare e di lanciare i giovani. E guarda caso, anche nella Roma sta facendo questa cosa. Ha messo dentro dei giovani molto interessanti. Se io fossi lui insisterei con questi ragazzi, perché hanno molte doti. Poi ha fatto quadrare il cerchio, cioè cercando di bloccare un po' la difesa e cercare di parlare con questi difensori, che prima devono fare i difensori e poi gli attaccanti. Certo. In modo lui, la filosofia sua è quella di un uomo quadrato, un uomo che sa quello che vuole. La squadra deve stare unita, compatta, come è ritornata, come era una volta, e anche ha ripreso l'orgoglio e l'entusiasmo che aveva perduto. No? Ecco, considerando poi, e mi allaccio al discorso campionato, seppur sfiorando il tema dell'Europa League, ma ci arriveremo più tardi, perché Europa League... Storia con il Napoli, e quindi delle tre vittorie e dei due pareggi conquistati, in certi casi anche con un briciolo di fortuna, da Claudio Ranieri, che sono serviti, sembra, a ricompattare la squadra. Dicevamo appunto, ha approfittato per risalire posizioni in classifica, grazie anche a una serie di stop che settimana per settimana stanno incontrando quelle che ci sono ancora davanti. Con il CSKA, scusa se lo chiamo all'italiana, ma insomma, CSKA, la Roma sembra aver raccolto l'invito che durante la conferenza stampa di presentazione dello stadio la presidente della Roma, dottoressa Rosella Sensi, ha fatto
a cercare di mantenere ancora il primato rispetto alla Germania per quanto riguarda il punteggio in Europa. È evidente, tornando al campionato, che questa vittoria sul Napoli è assolutamente, assolutamente fondamentale. Vincere da stimoli, i punti conquistati in 5 partite da Ranieri proiettano una classifica che dovrebbe, secondo questa proiezione, chiudersi a 79 punti, il che significa una media che ampiamente collocherebbe la squadra entro le prime 3 addirittura. Molto bene, allora intanto noi stiamo seguendo le immagini di questo Roma-Napoli proprio con il gol propiziato con la scivolata di Simone Perrotta, un Simone Perrotta, dottor Martino, che sta ritornando ai suoi livelli, ai livelli che tutti conosciamo. Buonasera Roberto. Sono qui, buonasera a tutti, grazie mister, lei è un grande. Sto giocando adesso con i miei ragazzi, cerco di fare l'ala mister, ma non ci riesco però. Bravo, un metro fuori della riga, un metro fuori della riga. Infatti, sì, sulla panchina infatti. Rievocando. E l'area tecnica è un metro, per cui. Bravo Roberto, cerca di educarli bene i tuoi ragazzi. E sì, ricordale che è il pallone che non si stanca mai. È assolutamente vero, noi ci stanchiamo. Grande scuola. Mister, sto correndo adesso. Grande scuola quella di mister Lidl e mister Tessari. Allora, Roberto, noi abbiamo ovviamente qui in studio illustri ospiti, dottor Giorgio Martino e ovviamente Massimo Piacente, che seguirai anche in radio, no? Nel nostro programma, certo, serale, tra cui poi fai parte anche tu tutte le sere. Allora, io volevo coinvolgerti un po' sulla Roma attuale, perché insomma tu con la Roma hai giocato, hai vestito la maglia giallorossa, conosci molto bene. Sì, sicuramente. Giorgio è il mio maestro, quindi ho anche un po' di sudditanza psicologica, però cercherò di superarlo. Non lo dire a me allora, perché insomma poi voglio dire, con le dovute. Bene, io... Sì. E al grande Tessari. Certo. Cerca di imparare bene da Martino. sì, ma mi ha insegnato già fin troppo. Cerca di fare come lui. Molto bene, allora Matteo, io abbiamo inoltrato insieme ai nostri amici il discorso Europa League, io ti coinvolgerò anche su quello che è il campionato di Serie A, però un commento da parte tua, visto che tra pochi giorni, quindi subito dopo Milan-Roma, si affronterà il Fulham in testa alla classifica, io volevo un commento, visto che poi a Basilea è successo quello che è successo, un incidente di percorso comunque. Beh, sicuramente, credo che quelli siano stati dei giorni particolari, anche perché eravamo proprio all'inizio della gestione Ranieri, la squadra ha, secondo me, sentito anche il passaggio dalla Champions League all'Europa League, ci sono state una serie di dichiarazioni che ci avevano fatto capire, anche di De Rossi, che comunque ritrovarsi in Europa League dopo questi anni in Champions come approccio non era stato semplice. Comunque, abbiamo vinto un'altra partita, quella l'abbiamo già dimenticata, la classifica si è un po' riequilibrata, è ovvio che andare a giocare a Londra non sarà facilissimo, anche perché il Fulham ha vinto e quindi ci è avanti di un punto, ma la Roma che vediamo tutti i giorni anche lavorare sul terreno di gioco, che vediamo, che abbiamo visto in campionato, sicuramente fa ben sperare. Sì. Un pareggio andrebbe benissimo magari lì, perché poi hai le partite in casa. Ecco, io giro subito la domanda a mister Tessari, perché ha girato tanto mister Tessari con il Milan, con la Roma. Ecco, che cosa vuol dire andare a giocare in uno stadio inglese in tutti i sensi, ecco, che deve giocare